Un cordiale saluto da Marco Giglio e Fabrizio Tosi che vi stanno parlando dallo stadio Raffaele Mancini di Fano. Siamo qui per commentare la gara tra Fano, Alma Juventus e Montegiorgio, valevole per la 31ª giornata del campionato nazionale dilettanti, serie D, girone F. Partiamo subito, regia, se hai la giornata odierna per vedere quali sono le partite in programma oggi. Si giocano, come vedete, tutte le 15, sono Fano, Montegiorgio, Avezzano, Tolentino, ultima possibilità, quasi probabilmente ultima chiamata per il Tolentino per la sua salvezza o per cercare di passare almeno dai play-out, un Matese San Benedettese molto interessante, Porto d'Ascoli, Nuova Florida, Roma City, Notaresco in chiave salvezza, Termoli, Cizia, Albalonga, Trastevere, Pineto, Vastese, Chieti e chiude Vasto Girardi, Vigor, Senigallia. Andiamo a vedere la classifica. Quello aggiornata alla 30ª giornata, col Pineto solitario a 67, comunque sempre incalzato dalla Vigor Senigallia che non molla a 60 secondi, a 60 ed è seconda. Terzo Trastevere a 55, quarto il Fano con 48, Cinzia Albalonga 47, questo è l'ultimo posto disponibile per i playoff. Poi Mattese 43, Porto d'Ascoli 42, Chieti 39, Vasto Girardi, Nuova Florida 38, San Benedettese 37 insieme all'Avezzano e poi zona calda con Roma City a 33, Vastese 32, Termoli 29, Montegiorgio 28, Notaresco 27, chiude Fano in coda al Tolentino con 22. Fabrizio, i temi di questa partita direi che come al solito sono molteplici, sfida importantissima ovviamente per il Montegiorgio. Cambio ancora alla guida della squadra ospite, dei rossoblù. Buongiorno a tutti, sì, il Montegiorgio si presenta qui a Fano con il quarto allenatore della stagione, con Roberto Bacci che ha calcato campi importanti in Serie A da giocatore. Forse una delle ultime possibilità che il Montegiorgio ha di risollevarsi in classifica, credo che sia difficile che possa evitare i play-out, però arriveranno qui a Fano con l'intento di fare bene e soprattutto motivati dall'ennesimo cambio in panchina. Di contro c'è un Fano che viene dalla positiva prestazione di San Benedetto e quindi vediamo quello che ne uscirà da questa partita che si pronuncia comunque di buon livello, speriamo. Sì, Montegiorgio che se non erro ha uno dei peggiori, se non il peggior attacco di tutta tutto il girone. Sì, fanno fatica sinceramente a fare gol, anche perché è una squadra molto molto giovane, è una piazza che comunque non si ha grandi aspettative dalla piazza, puntano a mantenere la categoria, poi possiamo vederli, i ragazzi sono tutti giovani, il capitano che in questo momento sta venendo a portare il gagliardetto in panchina è Ismaila Diop, un ex Granata ai tempi della Serie C, e vediamo cosa ne uscirà fuori. Da segnalare segnalo il centravanti Tenkorang che è un buon elemento per la categoria assieme a Perpe Pai, sono due stranieri, comunque un 99 e un 2000 che possono essere pericolosi per la retroguardia Granata. Quanto può aver influito secondo te nella decisione di cambiare allenatore il pareggio ottenuto domenica scorsa dal Montegiorgio con il Termoli in 10 da dopo 20 secondi? Forse è stata l'espulsione più veloce della storia, sì. Non perché abbiamo espulsioni più veloci col giocatore che entra in campo, ma dal calcio d'inizio io ho un'espulsione così veloce. Ma guarda, ne ho viste di partite. Sì, mi è capitato di vederla, proprio assolutamente una cosa estemporanea, però c'è anche questo, può capitare anche questo nel mondo del calcio. Chiaramente è un pareggio che ha influito sulla decisione della società marchigiana di cambiare allenatore. Chiaro è che quando cambi quattro allenatori in una stagione qualche problema sicuramente c'è. Esatto. Roberto Bacci, quarto allenatore alla guida del Montegiorgio. Le provano proprio tutte pur di risollevarsi e cercare di evitare i play-out. Siamo partiti alla guida della signorina Arianna Bazzo della sezione di Bolzano, coadiuvata da Angelo Di Curzio e Michele Nappi come guardalinee. Partito il Montegiorgio ed è subito Tenkorang che si fa vedere, la palla è in avanti per Perpe Pai, questo è quasi uno scioglilingua,
Tommasino in porta al posto di Bizzini per dare spazio a Carrà col numero 7 nel sì, Fano. Una questione di under, Tommasino oggi prende il posto di Bizzini. Esatto, una formazione un po' a sorpresa. Te l'aspettavi Carrà dal primo minuto? No, ma Mosconi comunque ha dimostrato di saper ruotare in maniera interessante tutti gli under a disposizione. Attenzione. Attenzione Nappello che ha provato un ottimo passaggio per Zanni, solo fermato all'ultimo istante. Attenzione, ecco Carrà che subito si mette in luce, ma Diop libera l'area. Questo è Bonacchi in scivolata su. Attenzione. Beh, aveva rintuzzato Morganti, sì. Era Morganti, sì. Sì. Poi è stato bravo, adesso non vedo chi ha a coprire la palla e farla terminare il fallo di fondo. Forconesi, che non sa se partire dal basso, ma probabilmente in Serie D se ne vedono poche di costruzioni elaborate dal basso. A volte ci si prova, però al primo accenno poi di pressing. Guarda, l'unica che ho visto farlo in maniera importante è la Vigor Senigallia nella partita che ho avuto il piacere di commentare la scorsa volta. E squadra di categoria quasi superiore. Attenzione. Sì, devo definirla, la definirei granitica la Vigor, veramente granitica. È stata la formazione che probabilmente ha messo più in difficoltà il Fano qui al Mancini, perché il Fano quasi non ha avuto modo di rendersi pericoloso se non all'inizio, ma ripeto, il successo dei rossoblù di Senigallia è stato netto. Infatti in chiave playoff diciamo che si spera più di incontrare diciamo il Trastevere, che comunque in retroguardia qualcosa concede. Attenzione il cross di Nappello sul primo angolo della partita che è stato a favore del Fano. Schiaroli lancia lungo nella terra di nessuno e Forconesi si appresta al rinvio. Dicevi, la Vigor Senigallia è la miglior squadra vista al Mancini. Sì, assolutamente. Al di là del risultato. Assolutamente, superiore anche al Pineto, ne parlavo con qualche addetto ai lavori in precedenza. Attenzione ancora. Attenzione Allegrucci per Nappello. Nappello però perde palla, De Angelis che gliela toglie. Diop. E ancora Fano. È Nappo che ha provato a mettere in mezzo. Tenkorang. C'è fallo, la signora Bazzi se ne avvede e fischia. L'arbitro è un esordiente in Serie D, è un primo anno. Primo anno? Sì. Beh, siamo sempre ben felici di vedere arbitri di sesso femminile, ma si dice anche addirittura che i giocatori, ma questo anche ad altri livelli, abbiano quasi più rispetto. Guarda, a me è capitato nella mia modesta carriera di avere avuto qualche arbitro donna nelle mie partite, e questo, quello che dici è assolutamente vero, c'è una sorta di rispetto maggiore nei confronti di un arbitro femminile. Anche perché anche nelle proteste sei molto più calmo. Contenuto. Sì, contenuto, assolutamente. Tocco di braccio di Tenkorang, subito ravvisato. Nappo al lancio lungo. Vediamo Carrà cosa farà. Carrà prova a districarsi. Sì, oggi riesce. Oggi Mosconi propone Carrà l'esordio dal primo minuto, dopo la buona prestazione fatta a San Benedetto da subentrato, ha trovato il gol del vantaggio con una staffilata veramente bella da vedere. E oggi è dal primo minuto come quinto di centrocampo a sinistra. De Angelis di testa a prolungare per Tenkorang. Bonacchi libera l'area senza pensarci due volte. Ed è Perini che ricomincia per il Monte Giorgio, per De Angelis in mezzo al campo, Severini, sì, buonanotte, Santoro. Si lotta a metà campo, Pistolesi perde la palla, si prova a mettere in moto Nappello, qui c'è il fallo su Urbinati, prontamente ravvisato.
in certi casi come in questo ultimo, quando Nappo ha guadagnato una rimessa laterale, si vede l'esperienza di un over navigato per la categoria contro un 2005 Pistolesi. Una leggera spinta di Nappo ha provocato il fallo laterale, ma questa è solo esperienza. È che a questi livelli conta. Sì, assolutamente. Conta. Nappo apre per Bonacchi, che fa proseguire Carrà a cercare Zanni, che viene steso da De Angelis. E di nuovo calcio di punizione per il Fano. Vediamo chi lo batterà, probabilmente Nappello. Questa è una posizione che già ha regalato qualche gol ai Granata, con Nappello che crossa in mezzo e qualcuno che va a inzuccare, ma probabilmente Nappo. Sì, perché Mosconi ha ordinato qualcosa dalla panchina, vediamo se ci sarà uno schema oppure la conclusione, anche se è abbastanza lontano, ma nulla che possa impedire la conclusione a rete. No, ma infatti è arrivato subito un appello a dire questa è mia. E invece la lascia a Nappo, c'è lo schema, c'è un tocco di mano, l'arbitro non lo reputa tale da sanzionare la massima punizione. Zanni, provato a lanciare Broso, Urbinati, De Angelis recupera per il Monte Giorgio, spinta sì, su Cardoni, ai danni di Cardoni. Mi sento di dire che il tocco di mano sia involontario, tant'è che l'arbitro ha... Vediamo se riusciamo a vederlo, adesso lo stiamo rivedendo. No, assolutamente involontario. Sì, è involontario. Ma poi il braccio è attaccato al corpo, quindi... Oggettivamente non era da fischiare, corretta la decisione dell'arbitro. Morganti commette fallo su Carrà. Sentiamo le urla di Mosconi arrivare fino qua. Schiaroli a cercare un varco, si prova a far proseguire Severini sulla fascia. Pistolesi a campanile verso Tenkorang e Santoro, e quest'ultimo che mette in fallo laterale. Severini per Urbinati di testa, Diop in fallo laterale. È vero sì che il Monte Giorgio fa pochi gol, ma è altrettanto vero che ne subisce pochi. Il cross è valido, e traversa clamorosa di Zanni, e si parte con una traversa clamorosa di Zanni. Ancora Fano, calcio d'angolo rizzucciato Broso sullo spunto di Carrà, non viene concesso il corner. No, questo sembrava, avevo già segnato che era il secondo corner. Segniamo nel nostro taccuino la prima grande occasione per il Fano, è una traversa di Zanni al nono minuto. Rimessa laterale per il Monte Giorgio. Poi dopo lo rivediamo magari. Sì, assolutamente, alla prima occasione. Pistolesi. Qui c'è il fallo. Fallo di Schiaroli su Tenkorang. Alla prima occasione regia. Quando possiamo rivediamo la traversa. Eccola qua. Il cross di Severini impatta bene Zanni e la palla scende ma non abbastanza e incoccia la traversa. Poi Broso ha scambiato con Carrà, poi ne è venuto fuori un tiro che sembrava deviato. Sì, assolutamente. Dopo lo riguardiamo anche quello. De Angelis alla battuta lunga, Tommasino all'uscita, presa sicura.
rilancia molto bene, può partire molto con Bonacchi. Bene Bonacchi che prova per Carrà. Fanno già dall'altra parte, Carrà sterza ma scivola, la giocata era interessante, giocata interessante di Carrà, peccato per il terreno insidioso. Palla buona, palla è buona per Severini. No, una, riesce a passare per Nappello. Ora può fare un cross. Ancora Carrà. Tergiversa un attimo, scivola anche Morganti, il cross in mezzo. E Zanni! Ecco il gol di Zanni. E rete di Zanni. Dopo 11 minuti il Fano passa in vantaggio ancora con Zanni. Eh sì, era l'uomo più pericoloso finora e ha sfruttato bene l'occasione con la palla che gli è capitata al limite. Ha strozzato un po' il tiro, però ha preso velocità col terreno bagnato e si è infilato nell'angolino. Si è infilato, esatto, nell'angolino. Zanni in due minuti ha preso prima la traversa e poi ha segnato il gol del vantaggio del Fano. Regia, se ce l'hai, ecco, grazie, che rivediamo subito l'iniziativa di Carrà. E qui Zanni impatta abbastanza bene la palla, rimbalza proprio prima di insaccarsi. Forconesi si arrabbia, ma ha potuto ben poco su questo tiro di Zanni. 1-0 per il Fano. Starà da subito in salita per il nuovo allenatore del Monte Giorgio. Ma anche perché il Fano comunque ha esercitato una pressione importante in questo inizio di gara. Esatto, devo dire che non è casuale questo attenzione gol. Ancora. È stato frutto di... C'è Broso libero in area. Prova a cercarlo, Nappello era. Ancora Carrà, Carrà per Nappello. Nappello, il cross, Diop, libera. Batti e ribatti, ancora Fano, molto propositivo. Severini si è allungato alle Grucci per ricevere, ma buona guardia fa la retroguardia del Monte Giorgio. Nappo. Addirittura fallo per il Fano. È stato qui, un carpiato di Nappo. Un carpiato di Nappo con un relativo fallo di mano, secondo me. Oggettivamente avrei fischiato al contrario. Ma poi però dal basso le prospettive cambiano anche dal punto di vista dell'arbitro. Una spinta di gioco, diciamo. Poi è chiaro che da qua si è visto bene che c'è stato proprio un tuffo a cercare la palla di Nappo. Sì. Attenzione ancora qua. Nappello e Nappo sulla palla. Vediamo se c'è lo schema o c'è il cross direttamente a centro area. Nappo finta, Nappello, la palla era anche buona. Allegrucci prova di nuovo l'Eurogol, come ci ha deliziato contro il Matese, ma la sfera finisce fuori. Sì, ha provato una conclusione di controbalzo, in questi casi è meglio non rischiare, provare la conclusione con la difesa che esce. Fano era anche sbilanciato oltremodo. Santoro prova a far ripartire il Monte Giorgio, ma non ci riesce. Zanni attivissimo in questo primo quarto d'ora. De Angelis a sbrogliare questa situazione intricata. Schiaroli prolunga, batti e ribatti. Questo è Cardoni, fallo laterale. Sì, Monte Giorgio oltre alle problematiche che ha comunque se ne sta creando altrettante, partendo dal basso. Anche in questo caso è stato cercato il centrocampista spalle alla porta, non è proprio semplice. Oltretutto sei in svantaggio, devi provare comunque ad alzare il baricentro per essere un po' più pericoloso davanti. In questo modo qui è complicato. Sì, devo dire che per adesso nel primo quarto d'ora di partita il Monte Giorgio è partito veramente molto male. Ma noi con la nostra esperienza sappiamo che bisogna diffidare di queste partite. Ma assolutamente. Mai abbassare la guardia. Nappo. Interrotta l'azione. Bravo per Pepai. Qui c'è il fallo.
era Santoro, scusate, che ha allungato per Tenkorang. Schiroli ha ricevuto l'ammonizione verbale da parte della signora Baz, perché comunque poteva essere già punito con un cartellino. Sì, assolutamente. Era un intervento al limite, ma non tanto per l'irruenza di Schiroli, ma quanto per la pericolosità dell'azione che stava scaturendo. De Angelis alla battuta del calcio di punizione. Tutto il Fano rintanato nella propria area di rigore. Solo un appello a fare barriera. De Angelis, il cross è anche buono, ma svettano i difensori granata, oggi in tenuta bianca. Broso in ripiegamento, è Diop, ancora bravo per Monza. Il cross Tenkorang, colpo di testa di Perini, e segniamo la prima occasione a favore del Monte Giorgio. Sì, è stata costruita bene, Diop ha difeso una buona palla, poi ha cercato il centrocampista centrale che con un cross ha cercato Tenkorang, la sponda per Perini, colpo di testa debole però pericoloso. Il Monte Giorgio, la posizione era molto ravvicinata. Lancio lungo di Tommasino a cercare gli avanti granata. De Angelis alla meglio, prosegue per Morganti, questo è per Pepai. De Angelis, Morganti anticipato, fallo, rimessa laterale per il Monte Giorgio. De Angelis è un buon elemento, ha buone doti di palleggio, tecnica non male. Per Pepai si districa, prova a far ripartire Cardoni, molto bravo nel saltare, attenzione l'occasione grossa, tiro a palo, rete, gol, giusto, rete immediatamente. È ha stato Monza 1-1, 17esimo. Neanche il tempo di dire che il Fano era partito bene e il Monte Giorgio aveva difficoltà in questo primo quarto d'ora, che immediatamente il pareggio di Monza per il rosso-blu, oggi in tenuta completamente blu, 1-1 dopo 17 minuti. Non abbiamo fatto in tempo a dirlo in diretta. È stata buona l'iniziativa, sì, di Cardoni, molto bravo. E assolutamente il gol è meritato per quello che hanno fatto vedere negli ultimi minuti. Dicevamo di un Monte Giorgio un po' in difficoltà, ma il calcio subito, è bello che per questo. Ha subito zittito, immediatamente. Abbiamo detto diffidare di queste partite, di queste partenze lampo. Fanno, ricordo, traversa i gol nell'arco tra il nono e l'undicesimo minuto. Vediamo, Severini. Nulla da fare. Niente. Rimessa dal fondo e sarà Forconesi. Regia, se ce l'hai, volevo vedere il proseguio della traversa, giusto per vedere se c'era calcio d'angolo sull'occasione di Broso. Era la curiosità. Nel frattempo Forconesi simula la partenza dal basso per poi effettuare il rinvio lungo. Ed è Pistolesi che fa proseguire Tenkorang, attaccato alle spalle da Allegrucci. Ed è fallo per a favore del Monte Giorgio. Sempre De Angelis sulla palla. Questo è per Pepai. Buono il cross. Attraversa tutto lo specchio dell'area, non esce. Cardoni prova una giocata non facilissima e infatti si allunga la palla in rimessa dal fondo. E Tommasino si appresta alla battuta.
non un granché, però Cardoni non riesce a trattenere la palla. Ancora Fano sulla riga di metà campo. Rimessa. Si prolunga. È Nappello che prova a girare la palla, subisce fallo. Sì, calcio di punizione. Una carica di Morganti, una spinta molto evidente. L'arbitro ha provato a vedere se c'era la possibilità di della regola del vantaggio, cosa che non è avvenuta, e ha fischiato una punizione. E qua, io penso proprio che Nappello crosserà direttamente in area. Vediamo se sono facile profeta. Nappello in appo sulla palla. Nappo lascia Nappello, cross troppo basso, non è riuscito bene. Attenzione, palla sanguinosa persa dal Fano, ed è Cardoni che si invola sulla fascia, affrontato da Nappo. Cardoni fermato provvidenzialmente da Nappo. Sì, Nappo e Severini hanno contenuto bene l'iniziativa, che è nata da un'incomprensione tra Legrucci e Nappello, che non si sono capiti. Da lì è partito un contropiede che poteva essere molto pericoloso, devo dire sfruttato in maniera poco positiva dal Montegiorgio, perché Cardoni poteva cercare Tencorang in mezzo, che si era involato, ma nulla di fatto. Buono per il Fano. Si libera l'area. È Morganti alla rimessa. Cerca compagni liberi. Lo trova in Perpepai. Rimessa ancora per il Montegiorgio. Sempre Morganti ad effettuarla. Sempre per Perpepai. Fano alla meglio. Urbinati spazza per De Angelis. Fano ancora prova ad uscire. Si allarga il gioco per Carrà, che è stato spostato, sì, sulla destra. Sì, è stato invertito Carrà con Severini. Con Severini. Nappello a fare un po' di pressing su Diop. Montegiorgio prova a venire fuori dalla sua tre quarti. Morganti. Niente da fare. È Broso che prova a far proseguire Zanni. Buono l'anticipo di Schiaroli, ma direttamente su Forconesi, che agguanta senza problemi e fa ripartire Diop, pressato da Nappello. Ancora Diop. Fallo. C'è un fallo. Urbinati lo vuole battere velocemente per Schiaroli. Schiaroli affrontato da Perpepai. Bonacchi, Schiaroli. Vice largo Allegrucci. Schiaroli prova a vedere Nappello. Buono l'intervento di Tencorang su Carrà a spezzare la trama a granata. Attenzione, qui d'esperienza Schiaroli. Ah, non c'è fallo, dico la verità, avrei fischiato. E il Fano prosegue. Fallo qui, mi sembra piuttosto evidente, su Nappo da parte di Santoro. Ancora a terra un giocatore del Montegiorgio. Sì, Schiaroli ha usato l'esperienza. Devo essere sincero, perché il fallo ci poteva stare. Sì. Sarebbe costato il giallo a Schiaroli. Esatto, quello che ti volevo dire. Era un altro fallo da mezzo giallo, mezzo più mezzo. No, anche perché Schiaroli è stato avvisato dal direttore di gara. La prossima scatterà il cartellino. Sinceramente.
Nappello sulla palla. Sempre Nappello e Nappo. È cambiata la coppia, prima era Nappello e Zanni. Le partite scorse. Nappo lascia Nappello, il cross è scivolato, Nappello, e infatti ne scaturisce un traversone senza alcuna pretesa. Addirittura facile preda di Forconese. La punizione è irregolare perché si è calciato sopra il proprio piede, quindi... Si è calciato sopra il proprio piede? Non mi sono accorto. Doppio tocco. Non mi sono accorto. Per Pepai lascia bene per Santoro. Palla buona. Che becca. Fuori gioco. Cardoni, fuori gioco. Una buona trama. Il primo quarto d'ora tutto appannaggio del Fano, ma poi sarà il pareggio. Ma il Bottegiorgio si sta riproponendo in maniera vivace. Sì, hanno preso fiducia dopo la prima occasione di Perini e poi il pareggio di Monza. Hanno preso campo e soprattutto preso fiducia, quindi Santoro in fallo laterale. Rimessa di Allegrucci, si prova a far proseguire Carrà. Molto difficile questa pallone. Il Pistolesi per il Monte Giorgio alla rimessa, lunga, Urbinati leggermente spinto, per l'arbitro è sufficiente per fischiare il calcio di punizione a favore del Fano. Allegrucci apre subito il gioco per Schiaroli. Allegrucci ancora, Carrà prova a scambiare con Nappo. La palla è un po' lunga, Diop la fa sua, fallo di Carrà su Diop. Anche Diop ormai è un giocatore di esperienza, ha calcato diversi campi in Serie C tra Fano e Pagani ultimamente, poi ha fatto un'esperienza dopo il prestito alla Fermana, è andato in Albania se non ricordo male, poi è rientrato in Italia a Monte Giorgio quest'anno. Zanni molto bravo, allarga per Carrà, si propone Nappo, Carrà si accentra e prova a ricercare Zanni, la palla non passa ma Urbinati la recupera, Severini la prende, prova a calciare senza troppe pretese, ancora spinto Urbinati che vuole subito la palla, però la batte velocemente ma non è nella posizione corretta dove è avvenuta l'infrazione. E vediamo, e qua rivediamo il tiro di Severini e la spinta ai danni di Urbinati che dà origine a questo calcio di punizione. Diop che discute animatamente con l'arbitro Arianna Bazzo. Della sezione di Bolzano. L'appello direttamente in porta? Io non disdegnerei il calcio, anche perché per terra è viscido, è può, la parte può schizzare. Infatti va in porta. Ma la palla non scende. Ma poi oltretutto in questa maniera non riesce neanche a imprimere forza la traiettoria. Quindi un calcio secco con la palla che può battere per terra può essere più pericoloso. In questo caso devi indovinare il jolly, come ha fatto a Pineto, ma non è sempre domenica. E non c'è sempre il Pineto. E c'è il fallo. Sì, fallo a favore del Monte Giorgio. Perché ricordiamo che il terreno è molto scivoloso in quanto tutta la notte ha piovuto. Sì, il terreno poi però mi pare in ottime condizioni. Sì, ha tenuto molto bene. Diop a ripartire per il Monte Giorgio, cerca Pistolesi nel corridoio sinistro.
la rimessa laterale a favore del Fano. Sì, ha carambolato su Pistolesi il tappino in fallo laterale di Allegrucci. Colpi di testa a metà campo. Questo è il quinto di Allegrucci. Nappello ancora. Allarga per Carrà che fa proseguire Nappello. La palla però è troppo corta. Però c'è l'intervento di De Angelis, è falloso. Allora, sicuramente ha preso, credo, sia il piede che la palla. Io avrei optato per continuare, perché secondo me l'intervento era regolare. Ci può essere, ci può stare. Nappo sulla palla per Schiaroli. Schiaroli avanza bene per Severini, questo è Zanni, si allarga per Carrà. Carrà affrontato da Pistolesi, palla in mezzo per Zanni che prova a districarsi in maniera difficile. Allegrucci di nuovo la botta. Buono il tentativo. 32esimo. Buono il tentativo, la palla non era semplice per Forconesi. Poi Broso era partito in posizione regolare, pronto ad avventarsi sull'eventuale respinta, ma probabilmente fosse stato un pochietto più forte. Sì, forse ha subito forse una deviazione, vado a memoria. Qui c'è il fallo. No, l'arbitro non proprio fa cenno che non la pensa così. Si spinge da una parte e dall'altra. Forconesi in fallo laterale direttamente. Sì, perché c'è Cardoni per terra. Forse un pestone. Sì, mentre si tocca il collo del piede. Viene chiamata il massaggiatore. Ecco qua, lo vediamo, dolorante. Un po' di ghiaccio e passa tutto. Ecco la bomboletta magica. Sono 33 minuti di gioco, 1-1 tra Fano e Montegiorgio. Dopo una partenza sprint del Fano che ha colpito prima una traversa e poi è andato in gol con Zanni, c'è stata l'immediata reazione del Montegiorgio che ha pareggiato con un bel gol, oggettivamente un bel gol di Monza. Sì, assolutamente, un gol di ottima fattura, così come quello del Fano. Attenzione qua. Si sono l'arbitro deve fermare, sì, assolutamente. Infatti, ha fischiato immediatamente l'appeggio Ten Korang, di nuovo massaggiatore in campo, colpo alla testa. Non ha fatto neanche in tempo a tornare in panchina il massaggiatore del Montegiorgio, che deve soccorrere un altro giocatore, in questo caso Ten Korang, dopo aver essersi preso cura di Cardoni. Colpo alla testa. Si rialza. Forse uscirà. Qualche istante per ricevere le cure del caso, Ten Korang. E Schiaroli riparte per il Fano, rientra immediatamente. No, qui l'arbitro si è accorto di aver fatto un errore mastodontico. Ha sì. Fatto entrare su una palla praticamente giusto in tempo per rubare la palla ai Granata. Ho guardato l'espressione del fuorigioco, ho guardato l'espressione dell'arbitro che probabilmente si scuserà. Sì, si è accorta.
vedi, come dicevi tu, in questo caso poi le proteste sono, ecco qua, la rivediamo, guardate, la lunga e Tenkorang entra da fuori, sì, cioè... sembrava quasi di essere su Scherzi a parte, ma poi è stato bello vedere l'espressione dell'arbitro, che si è subito ravveduta dell'episodio, ma si è accorta dell'errore, però purtroppo ci sta e si scusa nuovamente. Pistolesi alla rimessa per il Monte Giorgio, in mezzo anticipato Tenkorang da Urbinati, si prova a far ripartire Zanni, bravo, però forse è corta per Carrà, l'idea era buona. Qui è De Angelis che riparte per il Monte Giorgio, bravo Bonacchi, Nappello difende il pallone, De Angelis subisce fallo. Ha qualcosa da dire a Nappello? Zanni è stato un po' troppo superficiale nella ripartenza. Il passaggio doveva essere più ha avuto più il piedino forte. Corto. Sì, più forte, perché Carrà era partito in velocità. L'azione era molto buona, era molto pericolosa. Nappo, lancio lungo per Broso, ma nella terra di nessuno, Forconesi senza problemi. Si appresta al rinvio, prova a trovare un supporto da Perini, Morganti, urlo straziante di Monza, Nappo si allarga bene per Severini, palla buona dall'altra parte, buona per Carrà. Carrà prova ad andare via, qui c'è buono, no. Siamo fosse corner, invece ha fischiato la spinta di Carrà, sì, sì, è stata fischiata la spinta di Carrà, non era facile andare via nello stretto, no, anche perché poi è stato abbastanza prevedibile nel movimento. Liop direttamente in fallo laterale, se ne incarica Allegrucci per Schiaroli, Zanni, Schiaroli affrontato da Perpepai, Nappo, Fano gira la palla, questo è Allegrucci per Nappello, ben anticipato da Diop, che alla fine caricato, c'è un po' di scintille, ci sono un po' di scintille, l'arbitro ha fischiato il fallo a favore del Monte Giorgio, ma per Diop non è abbastanza. Si chiariscono, sì, Nappello Diop, e Diop. Diop è un po' troppo nervoso per quello che lo si conosce, dopo aver calcato il terreno del Mancini, ecco. Sì, assolutamente. Poi è un ragazzo molto molto tranquillo, difficile vederlo in questa veste di nervosismo. Ripeto, è un ragazzo d'oro, proprio tranquillo all'ennesima potenza. Lancio lungo di Perini, Monza, bravo, si allarga per Pistolesi, per Tenkorang, Pistolesi, Diop indietro da Forconi, un po' di pressing da parte del Fano, Forconi a cercare la testa di Tenkorang, la trova Schiaroli in anticipo su Cardoni, qui siamo avanti e indietro, questo è Diop per Santoro, Urbinati cerca di far passare la palla, Urbinati, bene Zanni, prova a far partire Carrà, sì, Nappello, Forconi al rinvio, Carrà di testa, fallo laterale per il Monte Giorgio, fase un po' confusa di gioco, Morganti alla rimessa.
molto confusa, perché il Fano non ha, ha parecchie difficoltà a, a fraseggiare in mezzo al campo, tutti tocchi molto estemporanei, poca, poca precisione. Il Montegiorgi è più ordinato in questa fase. Notiamo come Carrà è tornato dall'altra parte. Sì, poi il movimento del il cambio degli esterni è una cosa che viene fatta almeno, almeno un paio di volte durante la partita, quando vengono... Lancio lungo, sbagliato di Schiaroli direttamente in fallo laterale. Troppa frenesia, troppa, troppa imprecisione. Era partito molto bene il Fano, ci si aspettava dopo un inizio così frizzante, forse qualcosina di più. Si è andato man mano spegnendo durante questo primo tempo, sono 41 minuti al nostro cronometro, 1-1 tra Fano e Montegiorgio. Fallo di Urbinati, punizione a favore del Montegiorgio. Non sono presenti i tifosi ospiti. No, Montegiorgio ha poco seguito in trasferta, se non qualche... qualcuno qua in tribuna. De Angelis alla battuta, come di consueto fanno tutto rintanato nella propria area. Il cross spetta Diop, ma la palla è alta. Sì, il Fano in questo caso ha marcato a zona. Diop ha trovato lo spazio buono per inserirsi, non è stato preciso con il colpo di testa, però attenzione perché il centrale senegalese è molto bravo di testa. Eh sì, ma anche molto alto, devo dire che... Sì. Il rinvio di Tommasino in un modo o nell'altro finisce a Nappo, che prolunga per Severini. Appello, il cross, la palla è buona, Zanni, non c'è fallo, mi è sembrato anche a me che non ci fosse fallo. La vorrei rivedere. Dopo la rivediamo sicuramente, in diretta non l'avrei fischiato. La palla finisce comunque a Carrà, affrontato da Perini. Carrà prova ad andare via, non gli riesce. Ancora Fano, ancora Carrà. Prova ancora ad involarsi, la palla in mezzo per Nappello, questo è Zanni, tiro deviato, Forconese. Allora regia, se ce l'hai, proviamo a rivedere l'intervento su Zanni. Attenzione qua. Intervento scomposto di Schiaroli, 44 i minuti. Ci sarà anche un po' di recupero, ovviamente. È rimasto a terra il giocatore del Montegiorgio. Sì, a Cardoni ancora. Sempre una volta. Sì. Schiaroli l'ha travolto con troppa foga, troppo impeto. Io sono curioso di rivedere l'intervento su Zanni, che ho avuto l'impressione che potesse essere stato ostacolato in maniera fallosa. Te in diretta avresti visto la massima punizione? Non la dovrei rivedere, ma sinceramente il dubbio mi rimane. De Angelis sulla palla, già prima il Montegiorgio era stato abbastanza pericoloso con il colpo di testa di Diop. I minuti di recupero saranno due. Due minuti di recupero, De Angelis al cross, la difesa granata sproglia. Morganti in mezzo, molto bene. Vengono concessi due minuti di recupero. Tutto regolare, si continua a giocare, si lancia. E qui l'arbitro prende una topica gigantesca. Infatti, il lancio per Nappello era splendido. L'arbitro ha interrotto il gioco senza accorgersi che comunque il Fano poteva involarsi in contropiede, anche qui un errore da matita rossa per il direttore di gara. Ma ha fermato il gioco.
non era stato fischiato il fallo su Severini? Credo invece di sì, perché ha interrotto il gioco per una punizione a favore del Fano, ma la palla era ancora quindi nei... vediamo, guarda vediamo l'intervento su se si riesce a avere più stretto, regia, non so se c'è un'inquadratura un po' più stretta, lo sarei andato a rivedere. Secondo me ha preso prima la palla e poi forse sì e poi il piede, però qui ho avuto la percezione che non fosse stato fischiato il fallo su Severini, tanto si è ripartiti da lì e quindi di conseguenza credo che la palla era diretta a Nappello, credo anche fosse in grado di raggiungere la palla. Era per me un gran bel pallone per il Nappello. Ecco, mi sembra lo dovresti col rallenti, però guarda, ecco qua, proprio alla vecchia maniera. Niente di che. Severini per Nappello. Nappello deve calciare in mezzo perché la partita è finita. Niente da fare. Urbinati prova a svettare. Nappello per attenzione la palla. Eccolo. Severini sul finire. Severini all'ultimo minuto, al 47esimo, con un morbido pallonetto immeccato da Nappello. Segna per il Fano, ma proprio quando l'arbitro stava per fischiare la fine del primo tempo, non credo che si ricomincerà, Nappello riesce a imbeccare Severini, che fa la scelta, l'unica scelta che doveva fare, il pallonetto morbido su Forconesi, ed è 2-1, ecco qua, rivediamo, molto bravo anche segnato con il numero 3, Urbinati, illuminante come al solito Nappello, Severini, tocco morbido a scavalcare Forconesi ed è 2-1 proprio all'ultimo istante del primo tempo. Sì, Fano ha orchestrato bene in questa circostanza la palla. Da un recupero sulle tre quarti è venuta fuori questa palla per Severini, che è riuscito ad anticipare il proprio difensore a fare un pallonetto molto molto preciso che si è insaccato alle spalle di Forconesi. Fanno 2 Montegiorgio 1, vediamo cosa succederà. Vediamo cosa ci riserva la ripresa. Per quello che abbiamo visto nel primo tempo, direi che possiamo ottimisticamente divertirci anche nella ripresa. Ci andiamo a prendere un caffè e ci rivediamo qui tra 15 minuti circa. A dopo. A tra poco.
Prova. Allora,
Tu mi senti? Mi senti? E allora eccoci qua, ritornati in diretta dallo stadio Raffaele Mancini per il secondo tempo di Fano Alma Juventus Montegiorgio. Chiedevo alla regia se nel frattempo aveva anche i risultati dei primi tempi. Sarebbe interessante. Eccoli qua. Fano Montegiorgio 2-1, siamo qua. Avezzano Tolentino 3-0, direi una spallata quasi definitiva alle speranze del Tolentino. Matese San Benedettese 1-0. Porto d'Ascoli. Nuova Florida 0-1, Roma City Notaresco 0-0, Termoli Cinzia Albalonga 0-0, Trastevere Pineto 1-1, Vastese Chieti 0-0 e Vasto Girardi Vigor Senigallia 0-0. Beh, direi risultati che vanno bene anche al Fano in questo caso. Sì, assolutamente. Rafforza la in questo momento rafforzerebbe la quarta posizione. Per ora Marco nessun cambio. Nessun cambio nelle due formazioni. E si riparte, è Nappello che apre per Severini, la coppia del gol proprio all'ultimo istante del primo tempo. Il Fano è riuscito a rispuntarla. Zanni la difende sulla bandierina, Zanni, e conquista un fallo laterale. Severini alla battuta per Nappello, ancora Severini, ancora Nappello, e prova una buona giocata, il cross è interessantissimo, Urbinati non ci arriva, ci arriva Diop. Tenkorang, Severini, scusate, Zanni prova a far partire Nappello che lascia scorrere la palla in quanto si trovava in fuorigioco. Allora, il Montegiorgio prova a ripartire, buona l'azione su Cadorni, il cross ancora Monza, solissimo Tenkorang, murato dalle Grucci in maniera provvidenziale. Il Fano può ripartire. Nappello, si propone Carrà, riceve, Carrà, il tiro. Murato da Morganti che mette in fallo laterale. È stato bravo Allegrucci a frapporsi con il corpo con qui, la sua, guarda, rivediamo Tenkorang. L'azione dal basso con Tenkorang che esita un attimo e dà il tempo ad Allegrucci di recuperare. Carrà, Nappello, ancora Carrà. Il cross è Sbilenco, direttamente in fallo di fondo. E Forconesi si appresta alla rimessa. Rimessa per il Fano. Nappo non è stata effettuata correttamente. Anzi, la rimessa è proprio del Montegiorgio. Sì, lo volevo dire prima, Severini. Non è proprio preciso nell'esecuzione del fallo laterale. Urbinati di testa, Nappello a far proseguire Broso. Ancora la palla viene prolungata da Severini per Nappello, non la raggiunge Zanni per Nappo. Si propone Bonacchi, no, Allegrucci, palla Forconesi senza problemi. Sì, non era male l'idea di Severini che ha provato l'imbucata per Zanni, un po' troppo lunga. Lancio lungo direttamente per Cardoni, Monza, autore del gol del Montegiorgio. Carrà in fallo laterale, palla altissima. Morganti se ne incarica. Bravo Urbinati, però poi svirgola la palla.
Ancora Montegiorgio con Perpepai. Perpepai prova a districarsi. L'arbitro ravvede un fallo per a favore del Montegiorgio per l'intervento su Perpepai. Lo rivediamo. Penso che si sia incespicato da solo. Sì, come ha sentito la mano di Urbinati sul proprio fianco, è volato per terra, sì. Si è lasciato cadere. Attenzione, perché la posizione è interessante. Anche perché poi De Angelis si è dotato di un buon piede. Attenzione. Esatto, infatti tutti i calci di punizione del Montegiorgio li batte lui. C'è l'arbitro, esatto, brava arbitro, proprio davanti alla palla. Il calcio di De Angelis è indirizzato verso la porta, ma Tommasino osserva la palla sfilare alta senza particolari problemi. Comunque calcio con la dovuta forza, l'idea non era male, anche perché sono convinto fosse stata nello specchio della porta avrebbe impensierito non poco Tommasino. Sì, penso anch'io. Però la palla è sorvolata alta di circa mezzo metro. Ecco qua, la rivediamo. Un metro abbondante. Schiaroli al rinvio. La posizione non è corretta, si deve ripetere. Anche perché poi la rimessa è granata. Ma com'è granata? Forse c'è stato un tocco, probabilmente. Veramente non l'ho visto. Poco male. È Schiaroli che prova a ripartire, lo male. Fa male. Tenkorang tra due avversari, la palla è per De Angelis che allarga da questa parte sulla destra per Monza, palla molto difficile da raggiungere. La rimessa laterale a favore del Fano che se la prende comoda. Siamo giunti al 51esimo, 2-1 a favore dei Granata, oggi in tenuta bianca. De Angelis per Pepai gira in mezzo, Tommasino in tuffo plastico raccoglie il pallone e rilancia immediatamente alle Grucci. Lancio lungo nella terra di nessuno, Diop la prende, squadre un po' lunghe, attenzione la giocata per Cardoni, ancora Cardoni, tiro, parato. Fano dorme. Il Fano si è un po' addormentato, è vero. Sonni tranquilli, ma il pericolo è nell'aria, perché il Fano non sta assolutamente interpretando la maniera giusta. Non è entrato, qui rivediamo il tiro di Cardone. Fanno è slegato completamente a metà campo. Sì, quindi completamente slegati i reparti. Carrà, Nappello. Carrà a girare, molto bravo Broso per Carrà in mezzo, tiro! Eccolo qua! È il gol! Credo sia autogol, eh? Autogol! Se no sarebbe stato di Nappo. C'era Nappo sulla traiettoria, ma Nappo, credo sia evidente, palla, però, sia evidente il lo rivediamo, l'autorente. Però voglio sottolineare qui l'azione si è sviluppata molto bene. Rivediamolo. Lo andiamo a rivedere, sì, sicuramente è autogol perché Nappo non esulta. Carrà in mezzo, Diop! È Diop. Diamolo a Carrà. Beh, questo è proprio autogol. Gol di Diop. Comunque molto bravo Nappello, Carrà, Broso. Non... qualche dubbio. Autogol di Diop. Autogol di Diop per il 3-1. Il Montegiorgio prova subito a rispondere.
appena, ancora una volta siamo stati smentiti, appena abbiamo detto che il Fano era slegato tra i reparti, ha creato un'azione comunque molto buona che ha portato il 3-1. Guarda, non perché sia un fan di Broso, ma come ha avuto la palla giocabile, Broso ha fatto una sponda ottima per Carrà. Sì, assolutamente, assolutamente. Probabilmente è l'unica palla buona che è riuscito a giocare. A giocare, Broso. Sì. Broso oggi si è visto meno del solito. Ancora Montegiorgio che prova a ristabilire, almeno ad accorciare le distanze. Un appello a terra, si tiene il piede, rientra però prontamente De Angelis. Ancora De Angelis, Perini riceve, Perini subisce l'intervento ma è regolare secondo l'arbitro. Buona l'apertura, però Nappo è troppo lento, ma riesce a recuperare la palla e l'aveva riaperta per Broso. Nappo decisamente più lento del difensore del Montegiorgio. Sì, assolutamente. C'è un uomo a terra, credo. Perini. Perini, sì. Prontamente aiutato a rialzarsi da Tommasino. Intanto la regia ci fa rivedere l'autogol con Carrà che si invola, il cross, ed è Diop che interviene in maniera scomposta. Sfortunato. Ecco qua, anche il replay dell'inquadratura dal basso, il cross, ed è proprio Diop che tocca la palla, forse, e inganna Forconesi. Forse c'è stata anche un'altra piccola deviazione. Sì. Attenzione a Cardoni. C'è corner. Carrà. Corner, forse a vederla bene dal basso. Dal basso, forse c'è stata un'altra piccola diversione. Magari di Diop, dopo la riguardiamo ancora una volta. Credo ha trovato lo stinco di Nappo. De Angelis alla battuta. Conto dei corner che a naso mi sembra in parità sull'1-1. Il cross, attenzione, c'è sempre Diop in agguato, questo è Monza, batti e ribatti, Schiaroli di testa, bravo Severini a mettere in fallo laterale, ad anticipare De Angelis, se ne incarica Morganti, Morganti, De Angelis, Morganti, Perini. Il cross è sempre pericoloso, sempre bravo Schiaroli, in tuffo, altro calcio d'angolo per il Montegiorgio. Sempre De Angelis alla battuta. Area affollatissima, come di consueto, attenzione a Diop, a Tenkorang, giocatori che hanno una ottima elevazione. Il cross, bene ancora la difesa granata. Cardoni prova a far passare la palla, non ci riesce. Broso prova ad evitare il calcio d'angolo, pare che ci sia riuscito. Sì. E Allegrucci, senza tanti complimenti, libera l'area. Fanno subito schiacciato nella propria metà campo. Sì, anche in questo caso è stato Urbinati a togliere castagna dal fuoco dopo il cross ben calibrato di De Angelis, che calcia in maniera esemplare. Guarda Fabrizio, riguardiamo il gol da sotto col replay, cioè col rallenti, se riesci regia. Ecco, vediamo piano il tocco di... Sì, la tocca. Sembra che la tocca. Sembra effettivamente che la tocca. Possiamo dare il gol a Nappo. Probabilmente si può dare il gol a Nappo. Adesso non so nel regolamento. Bella, l'ultimo tocco è di Nappo. L'ultimo tocco è di Nappo, però non influisce sulla traiettoria del pallone. Oddio, riguardandolo non lo so. Vediamo. Forse il gol potrebbe essere attribuito a Nappo. Broso sulla palla.
il cross ribattuto, ancora Fano, ancora Broso, buona la palla per Nappo che però si incespica sul pallone. Pistolesi lo rinvia per Pepai, colpito al piede, calcio di punizione per il Monte Giorgio. Ancora lo ridiamo dall'alto in questo caso, cross, qui si vede meno, qui si vede meno, tanto molto bravo Bonacchi nella chiusura. Fano però non si intende la coppia Nappello-Severini e la palla entrando Drolet e Roberti nel Fano. Queste sono le partite ideali per Drolet, qua dovrebbe andare a nozze. Questo è Morganti che fa proseguire Monza, il cross, si richiede un tocco di mano, molto bravo, in questo caso era bravo Severini, in questo caso ad anticipare per Pepai e fanno poi ripartire. Nappello che prova a far ripartire il Fano con Broso, ma non ci riesce Perini. Buona la palla per Monza. Attenzione Cardoni. Cardoni troppo blando questo cross. E Tomasino fa sua la palla. Vediamo che si preparano le prime sostituzioni. Si appresta ad entrare Zancocchia per il Monte Giorgio, con l'utilizzo di Urbinati. Palla già di nuovo nella metà campo del Fano, Bonacchi la mette in fallo laterale ed ecco che avvengono le sostituzioni. Entrerà Drolet per il Fano ed esce il numero 9 Broso, che lascia la fascia di capitano a Schiaroli. Ed esce anche Nappello e per far posto al numero 14 Roberti, il numero 19 Drolet. Il numero 19 Drolet, il numero 10 Umberto Nappello. Nappello autore di un'ottima partita, come al solito illuminante l'assist per Severini proprio nell'ultimo istante del primo tempo. Il Monte Giorgio sostituisce il numero 8 Monza con il numero 15 Zancocchia per Monza e il numero 20 cambio Monte Giorgio, esce il numero 10 Santoro, Antichi, il numero 20, Antichi al posto di Santoro. Allora il Fano si sistema con è stata tolta la coppia offensiva Broso Nappello, sì, tutti e due. Sarà Zanni a dare manforte a Drolet con Severini e Roberti che sono gli esterni. Sono gli esterni, sì. Calcio di punizione nel frattempo per il Monte Giorgio e sulla palla ci sono Zancocchia e proprio il nuovo entrato e De Angelis. Probabilmente Carrandra andrà a giocare in mezzo al campo. Parte proprio Zancocchia direttamente verso lo specchio della porta. Questo Morganti apre ancora per Zancocchia, affrontato da Nappo. Il cross è buono. Bravo Bonacchi a liberare l'area. Momento di pressione da parte del Monte Giorgio. Ma mi correggo, sarà Carrà ad Antichi. Affiancare. Lancio lungo per Drolet. Ecco il pane di Drolet che se ne va. Drolet in mezzo, c'è Carrà, lo vede, è troppo lunga.
troppo lunga. Comunque giusta la decisione di Drolet di cercare Carrà in mezzo, il passaggio non è stato precisissimo. Va veramente a nozze in questo tipo di partite Drolet. Sì, mi correggo Marco, sarà Carrà ad affiancare Drolet davanti con Roberti e Severini esterni e Zanni a metà campo. Sì, Zanni, Urbinati e Napo fuori gioco qua. Fuori gioco. Diop alla battuta. Carrà fa un accenno di pressing, troppo poco. Montegiorgio con calma. Diop per Perini. Perini allunga. Cardoni. De Angelis. Antichi prova a lanciare Morganti ma non ci riesce. E Roberti libera di testa. Zanni fallo. Ma non lo so. Si sta preparando Cicconi. Regia, se puoi me lo fai rivedere questo fallo, giusto così, per curiosità. Lancio subito per Severini, che lancia Drolet. Bravo Drolet per Severini. Il crollo, no, ancora Nappo per Carrà. Zanni. Prova a far passare la palla per Roberti, non facile, bravo, però beh, una bella trama da parte del Fano. Nappo lascia scorrere la palla in fallo laterale. Ecco l'altro cambio. Cicconi altro per cambio Carrà. Cicconi per Carrà. Vediamo se Cicconi si è sbloccato, cioè si è sbloccato proprio giovedì scorso con un gol all'ultimo minuto importantissimo a San Benedetto del Tronto. Giuseppe Carrà. Un gol un po' fortunoso in quanto ha colpito la palla di spalla. Con il numero 20 Giacomo Cecconi. Esce Carrà ed entra Cecconi. Buona prova di Carrà all'esordio come titolare. Sì, assolutamente. Si è dimostrato una... all'altezza del compito. Sì, una buona freccia nell'arco a disposizione di, sì, di Mosconi. Roberti prova a mettere in moto subito Cecconi. Urbinati per Cecconi, la palla è buona, la palla è buona. Cecconi per Roberti. Il cross va direttamente sul fondo. Gestione della palla assolutamente da rivedere. Sì. Per Pepai non controlla bene. È Nappo per Cecconi. Il cross direttamente subito di prima, giusto secondo me, di Roberti. De Angelis libera l'area. Severini lascia scorrere. Non si accorgono della sostituzione che deve essere fatta dal Montegiorgio. Nappo. Nappo per Severini. Il cross ribattuto, la palla non esce. Urbinati di testa. Diop. Allegrucci. Non si intendono i giocatori del Fano e riparte Antichi per, con Zancocchia. La palla colpisce l'arbitro Bazzo. Troppo in ritardo la giocata di Zancocchia. Ne approfitta Alfano per recuperare il pallone. Nappo per Drolet che si avventa anche su questa sfera. Probabilmente c'è forse il tocco. Non c'è. Il guardalinea dice di no. I forconesi. Niente, questa sostituzione non sa da fa. No, perché l'arbitro non se ne avvede. Non se ne avvede.
Buono il pressing del Fano con Zanni e la rimessa sembrava granata. E a fine avviene, esce Cardoni. Sostituisce il numero 7 Cardoni con il numero 14 Marini. È Marini che entra. Esce Cardoni ed esce ed entra Marini. Morganti alla rimessa. Antichi prova a far proseguire Tenkorang. Schiaroli prova direttamente su Cecconi. Qui c'è la spinta ai danni di Zanni. Bravo Zanni. Qui rivediamo l'intervento. Con calma il Fano, sono 70 i minuti, 3-1 per il Fano, dopo un inizio abbastanza veemente del Montegiorgio, adesso sembra, e lo diciamo veramente tra virgolette, essersi calmata l'arrembaggio dei rossoblù. E qui è Drolet, che è entrato molto bene in partita, a conquistare il secondo calcio d'angolo per il Fano. Nappo la battuta, palla interessante, svetta Urbinati, ma finisce alta direttamente su Perpe Pai. Molto bravo Allergrucci in anticipo. Bene Nappo, bravo, molto bravo Nappo. Prova anche a lanciare addirittura Drolet. Cecconi pensa che ci possa essere un compagno alle sue spalle, così non è. Nappo ha fatto il nappello. Antichi per De Angelis. Perini. Marini. Morganti. De Angelis. Ancora Nappo, vediamo Cecconi preso per la maglietta, strattonato, e c'è il primo cartellino giallo della partita, sostanzialmente corretta ai danni del giocatore del Montegiorgio. Uscirà Zanni per Antonioni. Zancocchia, il nuovo entrato. Non è ancora pronto Antonioni. Ammonito Zancocchia al 72esimo. Palla per Severini, anticipato sempre da Zancocchia. E ecco il cambio. L'Alba Juventus Fano sostituisce il numero 11 Nicola Zanni. Esce Zanni. Ed entra Antonioni. Buona la prova di Zanni, che va al di là della traversa e del gol segnati nel primo tempo. Sì, è molto positiva come sempre del resto. Sì. Alla rimessa laterale Severini. Forse si cerca la testa di Cecconi, invece si va su Drolet, ancora rimessa laterale, sempre Severini che se ne incarica. La partita sta scorrendo lentamente verso l'ultima, i titoli di coda. Verso i titoli di coda, sì, mi piace. Cecconi prova a metterla in mezzo, palla lunghissima. E Schiaroli svetta a sistemare la cosa. Fallo di Urbinati, un fallo tattico, fallo giusto.
rallenta la manovra del Montegiorgio. Sì, un fallo furbo. Sì. Perini per dare speranza al Montegiorgio. Buono l'anticipo di Schiaroli, di Bonacchi, scusate. Roberti. Palla lunga, difficile per Drolè, che combatte. Lascio io, lasci tu. La palla è per Schiaroli, che riesce in un qualche modo, la difesa granata, a sbrogliare, mettere in fallo laterale. Morganti alla rimessa. Tenkorang. Morganti. Antonioni. Fallo laterale. Fallo. Sì, qui Antonioni ha ostruito in maniera fallosa De Angelis, che ripeto, secondo me è quello che tra gli ospiti ha maggiore qualità e soprattutto come prestazione penso sia stato uno dei migliori. Vabbè, quasi tutti i palloni sono passati, sì, per i suoi piedi. Antonioni e Zancocchi è sulla palla. Il cross interessante, parata di Tommasino sul colpo di testa di Diop. Molto bravo Tommasino, colpo di testa ravvicinato. E qui subito Drolè si invola dall'altra parte. Antonioni, Drolè se la allunga un po', si lascia cadere come fa suo solito. Non smetterò mai di dirlo. Drolè si lascia cadere. Beh, qui c'è da raccontare un po' di cose, perché Diop è stato pericolosissimo sulla traiettoria di Zancocchi, è calciata benissimo. Diop ha impattato di testa in maniera importante, Tommasino si è fatto trovare pronto, poi da lì ha preso un contropiede pericoloso con Drolè, che forse ha accentuato la caduta. L'arbitro, Drolè deve puntare la porta e tirare, deve pensare a cadere. E qualche volta gli hanno anche fischiato rigore, però... Ma vediamo, la regia ci fa rivedere tutto. Zancocchi abbatte la punizione, capocciata, bravo comunque, bisogna avere i riflessi pronti e un attimo fa lasciarsela sfuggire Tommasino, e qui il Fano riparte con Drolè, che queste sono proprio le sue praterie preferite. Eh sì, l'hai vista, è stato vederla dal vivo. È che sono sincero, sono al limite del giallo questi. Assolutamente, sì. Sono al limite del giallo. Qui c'è il fallo. E non c'era bisogno di lasciarsi cadere. No, ma anche perché forse con... Ma no, ma con un po' di sprint arrivi, esatto, in porta, sei in porta. Ecco. Ancora palla per Drolè. Guardate che scheggia, Drolè, tiro alto! Drolè! Cambio nel Montegiorgio, entra D'Agostino. Ecco qua, rivediamo lancio lungo per Drolè, che salta Diop e tira, però la palla si perde alla destra di Forconesi. Molto bravo Drolè in questi spazi, veramente. Perini si fa quasi tutto il campo. Il tiro di Zancocchia. Alto. Un po' in sinistra Zancocchia. Cambio. 78 minuti. Il Montegiorgio sostituisce il numero 11. Entra D'Agostino. Per Tenkorang. D'Agostino per Tenkorang.
faccio una previsione che da qui al 90esimo Drolea avrà almeno un altro paio di occasioni. Addirittura un paio, un paio. Provo a azzardare. La previsione non è delle più semplici. È ottimistica. Severini si prova di nuovo a lanciare Drolè. Pistolesi lo anticipa. Antichi. Ancora Fano, si è addormentato Severini, per Pepai gli ruba il pallone, lo salta, ma non riesce a saltare Urbinati. Nappo, che alza la testa alla ricerca di vedere, alla ricerca di Drolè, invece lancia Cecconi, che si lascia anticipare. Nappo per Drolè, Drolè. Drolè, salta un uomo, Cecconi, Cecconi, il tiro, Cecconi! Cecconi, ottantesimo. Bravo Cecconi. Ecco qua, Drolè lascia Cecconi, Cecconi la tiene bene, il tiro è buono, Forconesi non si fa sorprendere. La rivediamo ancora un'altra volta con un'altra inquadratura. Plastico il volo di Forconesi. Calcio d'angolo, il terzo. Alta per Schiaroli. Perini a lanciare subito, ma molto bravo Roberti. Antonioni. Bonacchi. Riparte il Montegiorgio. Era Marini a far a cercare un'inventiva. Bonacchi senza tanti complimenti. Rivia in fallo laterale. Morganti. Questo è Antichi. Morganti, Antichi. Diop si allarga dall'altra parte per Pistolesi. Diop, Perini a campo, nuovo entrato, la palla è pericolosa, filtrante, ancora Montegiorgio. Perini, Morganti, Perini. Intervento di Antonioni in fallo laterale. Ancora Morganti. Bravo Bonacchi a liberare l'area. Pistolesi. Il cross. È Schiaroli che sbroglia la situazione. C'era stata una situazione di pericolo. Sì, perché la palla non era rimbalzata bene. Portata da D'Agostino. Ecco sempre D'Agostino a controllare il pallone. Bravo Roberti, non ci pensa due volte. Rinvia. Si prova a lanciare Drolè, non ci si riesce. Antonioni. La palla rimane lì. Il tiro di Zancocchia. È preda di Tommasino. ...83 minuti... sul nostro cronometro, 3-1 per il Fano sul Monte Giorgio. Tommasino per Cecconi. Roberti sempre a cercare Drolè. D'Agostino sulla fascia, c'è campo, salta netto Roberti e conquista un calcio d'angolo. Sì, bravo Roberti a ritornare
sulla palla e rifugiarsi in corner, però devo dire che il Monte Giorgio in questi ultimi minuti sta esercitando una pressione importante alla ricerca del gol della Speranza. Eh sì, perché è un attimo, le abbiamo già viste questa partita. Il cross interessante, Zancocchi al tiro alto. ...84 minuti... sempre Zancocchi al tiro. Il fanno interrato Massini. Guardate, infatti qui la regia ci dà la statistica, con 9 tiri in porta del Fano e 8 del Monte Giorgio, 9 tiri complessivi. C'è il calci d'angolo, a me risultano 3 quelli del Fano, dopo mi accerterò meglio. Al di là comunque delle statistiche, il Fano, diciamo che sta meritando la vittoria, è comunque sotto controllo. È ovvio che adesso nell'ultimo spezzone di gara il Monte Giorgio le ha provate in tutti i modi di impensierire Tommasino. E ancora Monte Giorgio. Con Perini. Fano sbroglia. È entrato Tommasino nel frattempo. Attenzione, la palla è buona. Il tiro ribattuto da Schiaroli. Morganti, ancora Marini, autore del tiro precedente. De Angelis allarga per Marini, molto bene il cross, sempre pericoloso. Allegrucci calcio d'angolo, quarto calcio d'angolo. Beh, questi ultimi ottimo minuti sono un po' di sofferenza. Sì, ripeto, De Angelis mi ha impressionato in questa circostanza, in questa partita. Un giocatore tutto fare. Il cross è sempre di De Angelis, svetta Schiaroli, bravo. Bonacchi prolunga e Antonioni prova a lanciare Drolet, ma la palla è uscita. Rimessa lunga. Attenzione, Morganti, la botta direttamente sul fondo. Questi sono tutti tiri che vanno a statistica, però non sono particolarmente pericolosi. ...87 minuti, 3-1. Una leggera sofferenza da parte del Fano questo finale. Antichi per De Angelis, la palla è molto buona per Pepai, molto buono l'anticipo di Allegrucci. Severini a perfezionarlo per Bonacchi, che lancia immediatamente Drolet, che si avventa, però è stato bravo in questo caso Perini ad allungare di testa a Forconesi. La palla filtrante non passa per la buona guardia di Schiaroli. Ancora D'Agostino per il Monte Giorgio. Non riesce a districarsi. Qui rivediamo la conclusione, l'imbucata per Pepai ed è Allegrucci in maniera molto buona. Ammonito nel frattempo Mosconi, probabilmente per proteste, per per essere uscito dall'area tecnica fiscale un po'. L'arbitro Bazzo. D'Agostino
si invola affrontato da Schiaroli. Schiaroli alla meglio, bravo, leggermente spinto. Allora, o era fallo su Schiaroli o era fallo di mano di Schiaroli. Cioè, quella l'unica cosa che non avrei fatto è far proseguire il gioco. Schiaroli ha cercato il fallo e ha fatto bene a non pigliare, però poi l'ha presa con le mani. Beh, devo dire che anche il segnalino non è stato di grande aiuto. Sì, in questo caso il segnalino è lì. O l'uno o l'altra. Adesso, se dobbiamo proprio giudicare l'operato dell'arbitro, devo dire che la sufficienza non ce l'ha. Perché comunque ci sono state degli episodi dove hanno... Non ha inciso minimamente sulla partita. Ti ha convinto come arbitraggio. Se fossi un osservatore, la richiamerei un attimo alla prestazione. Con tutto il bene che posso volerla, assolutamente giudico esclusivamente si fa per parlare. Per Pepai prova le ultime assalti, è il 90esimo, il cross Tommasino, bravo, sono 90 minuti, mi sbilancio anche a dare un bravo a Tommasino che ha fatto un'ottima gara e questa volta in porta. Vengono concessi 3 minuti di recupero. Importante per un portiere della sua età trovare fiducia. D'Agostino, no, era Antichi, scusate. Tommasino sulla palla, si accartoccia. Proviamo a impostare un primo commento tecnico su questo incontro che vede il Fano probabile vincitore per 3-1 nei confronti del Monte Giorgio. Vittoria direi tutto sommato meritata. Sì, il Fano ha legittimato la vittoria perché comunque, attenzione Drolle steso, sì, con calma, fischiato. Ma... Dicevamo, il Fano ha legittimato la vittoria, chiaramente la differenza tra le due formazioni in campo si è vista. Anche se il Monte Giorgio comunque se l'è giocata con tutte le proprie forze, però è troppo il divario tra le due squadre e fanno legittimato questa vittoria. Dispiace per il Monte Giorgio che continuerà come penso a lottare fino all'ultimo, però oggi il Fano ha dimostrato la superiorità e il risultato è giusto. Sì, non sarà facile il compito di Bacci, nuovo allenatore del Monte Giorgio, che è chiamato a salvare la squadra dalla retrocessione, cioè, probabilmente passando per i play-out, ma comunque prima li devi conquistare i play-out. Attenzione, lo schema non è riuscito, era Nappo che aveva lanciato Severini. Sì, mi unisco al concordo con il commento di Fabrizio, cioè, è stato abbastanza evidente il divario in campo. Fano ha meritato la vittoria. Nappello, come al solito, ha illuminato il gioco nel primo tempo. E nel Monte Giorgio De Angelis, un nuovo amore. Ma io quando vedo giocatori di una certa qualità possono, sì, assolutamente. Il cross non è preda di nessuno. Tommasini, mancano 10 secondi alla fine. Severini si chiuderà qua. Tommasini, forse no. Ultimo assalto del Monte Giorgio. Carambole, si spazza l'area e l'arbitro, dopo 3 minuti esatti di recupero puntualissimo, chiude le ostilità. 3-1, ripetiamo i marcatori, all'11esimo Zanni, pareggia Monza per il Monte Giorgio dopo una bella iniziativa di Cardoni. Severini imbeccato con pallonetto, imbeccato ottimamente da Nappello per il raddoppio del Fano a fine primo tempo, e c'è l'autogol probabile di Diop nel secondo tempo dopo 7 minuti, dopo un'iniziativa ben orchestrata da Carrà. Regia, se abbiamo i risultati li metterei prima di chiudere. Eccoli qua. Avezzano Tolentino confermato il 3-0. La San Benedettese gira
la partita a Piedimonte Matese, e questo sinceramente è un risultato che fa bene al Fano, che a questo punto si quasi assicura i playoff. Porto d'Ascoli perde in casa col nuovo Florida, Roma City Notaresco 1-0, Termoli ferma l'Ambalonga, sono ancora provvisori, sono tutti al 90esimo come vedete, per 0-0, il Trastevere vince sul Pitti